Vabbè, la partita è bella intensa, ormai sono tutte così, ne avevamo già parlato. E a tratti non una partita spettacolare, però probabilmente noi abbiamo giocato il primo quarto, ma veramente probabilmente uno dei migliori quarti che abbiamo fatto. Però al sesto minuto eravamo a zero punti. Cioè, a un certo punto ci siamo guardati con Fabio e abbiamo detto: ok, loro hanno fatto tre tiri, il tiro di Fofo canestro e poi la bomba di Luca dalla rimessa che abbiamo fatto noi una dormita. Stavamo 6-0 perché abbiamo fatto anche un tiro libero. Abbiamo fatto 4 tiri con un'altra bomba entrata da Luca. Noi avevamo 10 tiri aperti non segnati, cioè stavamo giocando veramente bene. Poi a volte va la canestro così, a volte entra la mente. Però poi la partita è dura, noi siamo andati allo spogliatoio un po' sotto, abbiamo detto resettiamo, infatti loro nel terzo quarto hanno fatto 5 punti, noi forse 18-17. Quindi piano piano stiamo rientrando, dai, alla fine della nostra settimana che riposiamo di rientrare tutti in forma allenandoci, cercando di non avere più persone ferme. Vediamo come starà a Catanoso. C'era tanta gente a Pallabottegella e c'era anche bello, bello. Stanionis. Bello. Lo straniero della Lamezia. Vuol dire che non c'è nulla da fare a Lamezia. Però il palazzetto pieno così, tutti i palazzetti così sono sempre belli. Cioè, dovremmo ripartire da qui. Cioè, il movimento dovrebbe partire dalla gente che alla fine viene a vedere la pallacanestro. Adesso dobbiamo muoverci come un movimento per fare qualcosa a livello anche qualitativo un po' corposo. Una cosa bella è stata il pubblico, che l'hanno fatta sia loro che noi. E praticamente quando qualche ragazzino, ma voglio dire, sono dai, cose da ragazzini appunto, hanno cominciato a dire contro la vis del, diciamo, degli epiteti un po' così, c'è stato qualcuno del loro pubblico stesso tipo che li ha bloccati subito, e stessa cosa ho fatto io al nostro pubblico quando ho cercato, anche loro hanno detto alcune frasi, ma perché comunque la pallacanestro è diversa dagli altri sport, cioè è uno sport pulito, il pubblico è diciamo un pubblico competente ed è giusto che ci sia un sano agonismo, l'importante è tifare ognuno per la propria squadra e non insultare la squadra avversaria, e oggi è stata una bellissima cornice per questa partita. Ecco l'ultimo time out, ti lascio solo. Sì. L'ultimo time out, che è successo? Quando mancavano pochi secondi, più 10. Prima time out Vis e poi time out Valgalli. Noi abbiamo chiamato per la nostra rimessa. Per fare la nostra rimessa, così rimettiamo da centrocampo dove loro pressavano. Avevamo Riccardo che praticamente non usciva più a muovere la spalla. Allora infatti l'abbiamo messo nell'angolino lì, lontano. Abbiamo chiamato il time out per fare la rimessa, come è normale che sia. E volevo due parole per Domenico Cedro, un ragazzo che anche questa sera si è speso alla grandissima. Sì, sì, ma noi le parole gliele diciamo sempre. È vero che merita anche qualche parola che possa sentire la gente, però lui è un ragazzo super, realmente diverso da molti ragazzi che conosco qui, perché si dà l'anima, è sempre sorridente, non si abbatte mai e non trova mai scuse per qualsiasi cosa, ma guarda sempre a se stesso e alla squadra, quindi questa penso sia la cosa più importante, non soltanto cististicamente ma proprio umanamente. È un bravo ragazzo.